Sigismondi, leader di Fratelli d'Italia, prima considerazione, la telecamera spenta, stavo dicendo, questo dato intanto generale che va verso la riconferma dei sindaci uscenti. Sì, buonasera a tutti. È un dato chiaro e evidente, è diffuso in tutte e quattro le province, che le amministrazioni uscenti sono state tutte riconfermate, evidentemente. Segno anche del difficile periodo che si è appena concluso. Voglio rimarcare come negli appuntamenti più importanti, due al di sopra dei 15.000 abitanti, c'è stato un pareggio, assieme con la bellissima affermazione del centrodestra al primo turno con Scordella e a Teramo con la riconferma dell'amministrazione uscente. Consentitemi di ringraziare Carlo Antonetti, tutti i candidati e le candidate di Fratelli d'Italia, ma anche di tutta la coalizione di centrodestra. Sapevamo che la campagna elettorale sarebbe stata difficile, però Carlo Antonetti si è reso protagonista di una bellissima campagna elettorale, i cittadini hanno imparato ad apprezzarlo anche come sotto l'aspetto politico. Ricordo che Carlo Antonetti è un candidato civico che ha dimostrato di voler bene alla città, e secondo me in questa campagna elettorale su Teramo si sono buttate le basi per costruire fra 5 anni una nuova stagione politica che mi auguro che da quella di vista il centro-destra. Stesso ringraziamento a Silvi, dove l'amministrazione Scordella è stata impegnata soprattutto a risanare il bilancio di un'amministrazione della passata governance di centro-sinistra e rilanciare con tante opere pubbliche, e il grande lavoro che il centrodestra e Scordella hanno fatto è stato premiato con un ampio consenso. Questo è il dato che emerge, diciamo, all'inizio.